Nasce la Banca Popolare di Prato, un progetto per costituire un istituto di credito tutto pratese. Presto il piano industriale sarà sottoposto alla Consob. Non una nuova banca, ma una banca nuova. È questo lo slogan con il quale è stato presentato il progetto della Banca Popolare di Prato, un istituto di credito fatto da pratesi per i pratesi. Al momento è solo un progetto, ma l'ambizione di renderlo concreto è tanta. Il comitato promotore è composto da 10 persone, imprenditori, professionisti, impiegati, ma ponendosi come banca popolare aperta a chiunque voglia diventarne socio. Per poter diventare una banca vera e propria dovrà prima passare al vaglio della Consob, chiamata a valutarne il piano industriale, poi potrà cominciare la raccolta del capitale sociale tra i soci. Servono 6 milioni e mezzo di euro ed ogni socio non potrà superare la quota dello 0,5% del capitale. Un progetto ambizioso in un momento particolarmente difficile per l'economia e le banche, ma anche una sfida per ridare a Prato un istituto di credito. L'adesione al progetto sarebbe arrivata anche da nomi noti dell'imprenditoria pratese, pronti a far parte della sfida. Noi pensiamo che in un momento di crisi si debbano trovare nuove risposte ai problemi, in quanto fare le stesse azioni porta sempre ai soliti risultati. Quindi la nostra banca si propone con l'intento di dare un sostegno concreto alle piccole e medie imprese e ai cittadini stessi. È una piccola banca, quindi all'altezza della persona che può guardare le imprese negli occhi, l'imprenditore negli occhi, i cittadini negli occhi, ascoltarlo. In quanto, essendo fatta da persone del territorio, parla la stessa lingua e parlando la stessa lingua sicuramente riuscirà a rispondere più efficacemente, più velocemente ai bisogni che gli verranno proposti. È sì certo un progetto ambizioso ma raggiungibile con l'aiuto di tutti i cittadini che vorranno aderire.